D'Alema è popolarissimo tra gli uomini di potere, D'Alema è popolarissimo tra i banchieri, è popolarissimo tra tutti quelli che contano in Italia, che alla fine ti dicono la stessa cosa che ti dicono di Giuliano Ferrari, dice però è intelligente. E uno dice può essere, però se ogni tanto lo dimostrasse anche non sarebbe male. Dunque, il mio incontro con D'Alema è raccontato all'inizio del libro, e risale all'anno scorso, si è svolto alla Camera dei Deputati. D'Alema usciva dall'ingresso posteriore, avvolto in una specie di circonfuso in una luce sinistra, perché era una di quelle serate autunnali romane, si votava l'ennesima fiducia al governo Prodi, era un rito parlamentare stanco, la legislatura volgeva al termine, e usciva da solo mentre invece tutti i deputati facevano i consueti crocchi per discutere, parlare, eccetera. E io l'ho braccato praticamente sulle scale e gli ho comunicato che stavo scrivendo un libro su di lui. E lui mi ha interrotto e freddato con questa risposta: auguri, che io non sapevo come interpretare. E allora ho cercato di continuare per la mia strada, facendogli presente che avevo già chiesto per le vie formali di fare una conversazione con lui, di sottoporgli alcune questioni, e che gli rinnovavo questa richiesta, appunto mi piacerebbe fare una chiacchierata con lei. A quel punto il volto si è sollevato verso l'alto, verso i marmi della Camera dei Deputati, e col consueto sguardo di qui sopra, che non ripeterò, mi ha fatto presente una cosa che io nella sua intenzione avrei già dovuto abbondantemente sapere, e cioè che si apprestava a una serie di impegni internazionali nelle più diverse capitali europee, che gli avrebbero naturalmente impedito, trattandosi di questioni fondamentali quali il futuro dell'internazionale socialista e cose di questo tipo, gli avrebbero impedito naturalmente di poter parlare con me di un libro di questo tipo. E invece l'altro aneddoto, che è molto simpatico, come l'ha raccontato Fabio Mussi, che è una delle persone che meglio conosce D'Alema perché lo conosce veramente da ragazzo, e che riguarda invece la stagione dell'Ulivo. A un certo punto Mussi era capogruppo alla Camera del PDS e D'Alema era segretario del PDS, e c'era il governo Prodi. A un certo punto passa un certo numero di deputati dell'Ulivo, fedelissimi di Prodi, e D'Alema li saluta dicendo: ah, l'Ulivo è un bellissimo albero. Passano i deputati e quando questi sono di spalle lui si gira verso Mussi e fa il simbolo di segarlo, cosa che in effetti avvenne di lì a pochi mesi. Un bellissimo albero, ma da segare. E adesso invece Massimo ci racconterà la storia dei bambini. Vi invito poi, se volete così divertirvi 5 minuti, andate su YouTube e troverete l'ultimo video di D'Alema, che è straordinario. Cioè, a una festa dell'Unità di un paesino dell'Umbria, lui viene intervistato sulla sua nuova attività di viticoltore e parla come se fosse il primo in Italia a fare una vendemmia, e spiega la differenza fra il bianco e il rosso, come che in politica non so quanto gli sia chiaro, ma nel vino la spiega come se fosse lui il primo che si è messo. E ho quindi capito che lui ha lo stesso atteggiamento, non importa l'argomento della conversazione, in ogni argomento, come dice lui, capotavola è dove mi siedo io. Questa è una frase famosa. Io volevo spezzare anche una lancia positiva. D'Alema, secondo me, ha una grande qualità che gli riconosco: ha un tipo di umorismo che a me piace molto, che è l'umorismo un po' quello di Marco per certi versi, cioè il sarcasmo. D'Alema, quando è sarcastico, cioè non doveva fare il politico sostanzialmente, doveva fare quell'altra attività lì. E vi racconto questo aneddoto.
sempre risale agli anni in cui facevo il cronista parlamentare, un giorno lui si presenta alla Camera con una mano completamente fasciata da una garza. Allora ci sono un po' di persone intorno che gli chiedono: ma cosa è successo? Lui fa: e mio figlio, all'epoca il figlio era molto piccolo, stamattina giocavamo e a un certo punto mi ha morso la mano e guarda come mi ha ridotto. Poi fa la pausa e fa: cosa volete? Una volta erano i comunisti che mangiavano i bambini, adesso sono i bambini che mangiano i comunisti. È un'evoluzione nella continuità, diciamo. E devo dire che come battuta, insomma, lui ha queste uscite divertenti. Purtroppo, ripeto, se si limitasse a quelle, no? Forse potrebbe. A proposito del D'Alema bianchi rossi, cioè lui qualsiasi attività che lo riguardi, in qualsiasi attività si presenta come un padre fondatore della disciplina. E, infatti, nel primo incontro a casa di Romano Prodi a Bologna, in cui D'Alema andò a proporre di fare l'Ulivo, quindi nel 95, quando c'era insomma, bisognava fare il centro-sinistra, D'Alema si presentò come era il capo degli ex comunisti, insomma, tutto sommato lo è ancora adesso. E c'era Prodi, che era un democristiano a 36 carati, con altri due suoi collaboratori ugualmente di notoria fede democristiana. E tra questi c'era Arturo Parisi, che peraltro era docente universitario di diritto ecclesiastico. Quindi, insomma. E tutta la conversazione di D'Alema non fu una conversazione politica sul centro-sinistra, l'Ulivo, cosa fare contro Berlusconi. D'Alema si diffuse ampiamente con questi tre interlocutori, spiegando a questi qui come funzionano le gerarchie ecclesiastiche sulla base della sua esperienza in Puglia, dove aveva conosciuto un certo numero di vescovi. Parisi e Prodi si guardavano allibiti, perché era il comunista che spiegava ai cattolici come funziona la Chiesa. E da allora, appunto, Parisi capì, e anche Prodi capì, che non conta la materia, ma appunto, a prescindere dalla materia, il docente è sempre lui. Insomma. Ma non so se sapete, lo ha scritto sempre Pino Corria sul Fatto Quotidiano, che D'Alema ha un titolo nobiliare molto importante presso la Santa Sede, è una specie di conte vaticano. Noi abbiamo pubblicato anche le sue foto in uniforme, con una divisa proprio tutta coloratissima, tipo Cavaliere del Santo Sepolcro, ma pare sia di più. Ci sono lui e la moglie col Papa, tutti i dignitari vaticani, la Guardia Svizzera che in grande spolvero, è lui che passa al momento della nomina avvenuta 4 o 5 anni fa, cosa che ha tenuto rigorosamente segreta fino a quando non è uscita. Noi potremmo andare avanti all'infinito con l'aneddotica. C'è per esempio una cosa che mi vede responsabile, perché un giorno Paolo Flores d'Arcais mi raccontò di essere stato a una cena a casa Reichlin, in cui erano presenti anche Miriam Mafai e Massimo D'Alema. E a casa Reichlin, non so chi l'avesse portato, c'era un piccolo cagnolino, un barboncino, una specie di Dudù, che avendo annusato il fatto che D'Alema stesso ha un cane e quindi insomma, si è attaccato alle caviglie di D'Alema e non gliele ha mollate per tutta la cena. E mentre D'Alema continuava a scalciarlo, a un certo punto la Mafai ha detto: ma insomma, anche tu c'hai un cane, perché fra un po' lo ammazzi? E lui ha detto: queste scarpe me le fa personalmente un artigiano pugliese e costano 1.700.000 lire. E allora, naturalmente, io la settimana dopo, all'epoca c'era Claudio Rinaldi a dirigere l'Espresso. Non voglio fare un torto a nessuno, ma insomma, uno dei più grandi direttori che io abbia mai conosciuto, che anche lui aveva una predilezione per D'Alema, fu lui insieme a Giampaolo Pansa a coniare il D'Alemoni all'epoca di questo mostro mezzo D'Alema mezzo Berlusconi, che era la sintesi della bicamerale. Quindi appena gli raccontai questa storia volle subito un pezzo, e quindi da allora tutti quelli che vedevano D'Alema gli guardavano le scarpe per
vedere questo prodigio dell'artigianato, nel senso che lui appunto vantava queste scarpe. Qualche tempo dopo, naturalmente lui disse che non era vero niente e che erano tutte calunnie, ma qualche tempo dopo mi capitò di essere invitato, all'epoca mi invitavano ancora a una festa dell'Unità, all'epoca si chiamavano feste dell'Unità, poi D'Alema ha distrutto anche l'Unità dopo 70 anni di onorato servizio, dove passa lui non cresce più l'erba, e quindi chiuse l'Unità nella gestione d'alemiana nel 2000. E adesso ci stanno riprovando, credo che ci riusciranno a richiuderla un'altra volta, ma io andai a questa festa dell'Unità, non so se fosse Reggio Emilia o giù di lì, a presentare un mio libro, e i militanti mi dissero: vuole venire a salutare i cuochi, le cuoche, perché erano tutti ovviamente volontari che friggevano tutta la sera le salamelle, le frittelle, eccetera. Allora sono andato nelle cucine, ho fatto alcune foto con loro e mi hanno detto: sa, l'altra sera c'era D'Alema, ma non è mica venuto. Dico: come non è venuto? D'Alema non viene a salutare i militanti? Dice: no, perché doveva attraversare un piccolo sterrato dal palco dove parlava alla cucina, e ha detto: mi rovino le scarpe che mi costano 1.700.000. Lo dice anche ai militanti, è una cosa che andrebbe studiato secondo me da uno scienziato bravo, perché un uomo che passa la sua vita a fare di tutto per stare sulle palle ai suoi elettori, come fa D'Alema da 20 anni a questa parte, e non ci riesce, questa è la cosa incredibile, non riesce a stare sulle palle ai suoi elettori nonostante che veramente si impegni con tutte le sue forze, è un caso da studiare sia per quanto riguarda lui, sia per quanto riguarda un certo tipo di elettorato fideista che non vuole vedere, e che in questo caso ha secondo me un tratto molto comune con un certo tipo di elettorato di centrodestra che non vuole vedere quello che c'è sopra di sé. Detto questo, ci sono anche delle cose molto serie che vanno dette su D'Alema, mi prendo ancora un minuto, ma cioè, la compagnia di cui si circonda è veramente inquietante. Cioè, io capisco sbagliare un collaboratore, due collaboratori, tre collaboratori, cinque collaboratori, ma sbagliarli tutti, sempre, vuol dire che c'è un problema. Non so, questo signore già quando era segretario regionale del Partito Comunista in Puglia andava a cena con un signore che si chiama Francesco Cavallari, un uomo della Sacra Corona Unita, che faceva picchiare i sindacalisti della CGL dai mazzieri della Sacra Corona che lui aveva assunto e travestito nelle sue cliniche da portantini e da infermieri, e che avevano fondato un sindacato giallo che reclutava iscritti rubandoli alla CGL a suon di mazzate, e spesso li inseguiva fino a casa loro per menarli meglio, e lui andò a cena con questo figuro e alla fine della cena accettò un contributo mai registrato, quindi illegale, di 20 milioni di lire a metà degli anni 80, processo che si è tenuto e si è chiuso con la prescrizione del reato. Quindi stiamo parlando di un personaggio che poi, va bene, nel corso degli anni, diciamo, si è circondato di alcuni discutibilissimi personaggi anche quando era a Palazzo Chigi, i famosi Lothar, cosiddetti perché erano tutti rasati a zero. L'ultima del pollaio d'Alemiano l'hanno arrestata stamattina, si chiama Lorenzetti, è l'ex governatore dell'Umbria, e non sapendo che cosa farle fare l'hanno messa a capo dell'Italfer, cioè di una delle società che si occupa del TAV. Cioè, stiamo parlando di un sistema di potere inquietante che passa attraverso la privatizzazione agli amici di Telecom, i famosi capitani coraggiosi, tra i quali c'era anche un certo Gnutti, uno degli artefici della più ciclopica evasione fiscale mai fatta con la Bell in Lussemburgo, stiamo parlando di Colaninno, stiamo parlando di Consorte, stiamo parlando della scalata dell'Unipol alla Banca Nazionale del Lavoro con le telefonate ad Alema, Fassino e C, stiamo parlando di La Torre, stiamo parlando
parlando di tantissimi altri. Se ci mettiamo a fare l'elenco di tutti i collaboratori e di tutte le persone delle quali D'Alema si è fidato e ha detto ai suoi di fidarsi, c'è veramente da avere paura, ma secondo me c'è anche da capire.